incontaminata Cristina. Molto hai sofferto per causa mia. Ecco, ti sono aperti i cieli. Vieni a prendere la tua corona. Tutte le creature del paradiso glorificano e benedicono Dio per i tuoi meriti, poiché, pur essendo bambina, hai superato molte prove. Tutti i giusti esultano, avendo assistito alla tua battaglia contro il male. Vieni dunque, o Cristina, prendi il premio della tua fede. A te, o Santa Cristina, diamo tributo di canti e adorniamo l'altare di fiori. Martire di Cristo è nostra patrona, che nella tua breve vita fosti modello di distacco dal mondo. Prega il Signore di illuminare le menti degli uomini del nostro tempo. Tu, o Cristina, nostra protettrice, che in vita fosti modello di semplice e puro candore di cuore e di intrepida fortezza per affermare e difendere la fede, guarda dal cielo questa terra che, santificata dai tuoi martiri, possa godere sempre di celesti benedizioni. Il suono delle campane accompagna a te le nostre preghiere. Ed eccoci in compagnia di Cristian Mottillo, presidente del Comitato Festa Santa Cristina, al termine di questa sacra rappresentazione che praticamente ha fatto emozionale le tantissime persone che sono intervenute. Un grandissimo successo, presidente. Sì, nonostante la pioggia, anche quest'anno la pioggia ha provato a rovinare il tutto, noi ce l'abbiamo messa tutta, abbiamo portato penso 1000 persone in questa splendida piazza e quindi è un grande successo, ma grazie anche a Telemolise che ci ha permesso e ci ha dato spazio di promuovere l'evento, grazie ai nostri sponsor e all'organizzazione di un comitato formato da 60 persone è stato permesso tutto questo. Una bella sinergia, tantissime persone, tanti componenti, tantissime figure tra voi interlacciate davvero in maniera perfetta e il risultato è stato davvero un atto di fede verso questa santa che è la vostra protettrice e che viene portata lì nel vostro cuore praticamente dalle generazioni più piccole fino ai più grandi e non solo, anche oltreoceano. Certo, sì, il culto di Santa Cristina a Sepino ha origini profonde, sono più di 900 anni che viene venerata e il Comitato Festa Santa Cristina ogni anno cerca di organizzare una festa di qualità con enormi sforzi, ma questo ovunque ce la mettiamo sempre tutta lavorando tutto l'anno quotidianamente perché è un lavoro certosino che va svolto non solo a ridosso della festa, la programmiamo con largo anticipo, però ci sembra che anche quest'anno sia riuscita, speriamo che anche il tempo sia clemente e ci accompagni. Ecco, quest'anno c'era anche la novità della recitazione da parte degli interpreti ed è stata una bella sfida, devo dire, vinta. Esatto, sì, era un po' complesso anche coordinarci con le parti audio, però ce l'abbiamo fatta, anche gli attori, non è facile mobilitare 60 tra attori e figuranti, servizio d'ordine, Associazione Nazionale Carabinieri che volevo ringraziare pubblicamente, che ci hanno aiutato a fare un cordone, a ordinare la manifestazione che è comunque una manifestazione itinerante, non statica e richiede uno sforzo maggiore. Ecco, come le ha detto Presidente, i festeggiamenti iniziano oggi. Cosa c'è in programma nei prossimi giorni così che i nostri telespettatori possano appuntare le date e naturalmente venirvi a trovare? Sì, i festeggiamenti iniziano questa sera con la Sacra Rappresentazione, ma già da domani quindi avremo la banda Città di Brasiliano che ci accompagnerà durante tutta la giornata, poi il 24 che è la giornata proprio clou con i festeggiamenti del culto e il ricordo di Santa Cristina, avremo le due bande Città di Conversano e Città di Francavilla che ci allieteranno durante la mattinata con la processione, il pomeriggio con le marcette sinfoniche, il gran concerto bandistico alle ore 21 e in conclusione di serata i fuochi pirotecnici alle 22.
E concludo l'ultima serata di festa, che è 25 sabato, abbiamo l'onore di avere in questa splendida piazza Massimo Di Cataldo. Insomma, davvero un bel programma, ricordiamo anche ai nostri telespettatori che i festeggiamenti legati al culto di Santa Cristina durano praticamente per voi tutto l'anno, sono scanditi in altri periodi dell'anno e noi sicuramente seguiremo gli altri appuntamenti. Ricordiamo anche ai nostri telespettatori che potranno rivedere le nostre puntate di Viaggio in Molise, dove abbiamo appunto seguito la sacra rappresentazione sul canale 11 per il Molise, 96 in Abruzzo, 749 Roma e Lazio. E per gli amici del Canada, di Sepino, per i vostri emigranti, l'appuntamento è sul sito internet www.telemolise.com. Insomma, come non festeggiare Santa Cristina in maniera così bella e sentita e con il vostro comitato che davvero rende briosa tutte le attività. Perfetto, noi siamo felicissimi e vi ringraziamo, quindi continuate a seguirci anche tramite il nostro sito web Comitato Festa Santa Cristina Sepino, potrete ricevere tutte le informazioni e il sussidio di Telemolise. Grazie davvero, grazie di cuore. Il saluto agli emigrati della, di Sepino e anche di questa parte del Matese, del Molise. L'occasione più bella è proprio la festa di Santa Cristina, che risveglia ricordi del cuore, della mente e anche la fede religiosa. E quindi a tutti gli emigrati della lingua inglese, spagnola forse anche, e i più cordiali auguri, la benedizione del Signore e il ricordo qui per loro ai piedi delle reliquie di Santa Cristina.